Ciao fragoline, nuovo video. Allora, non so perché mi gratta il naso. Comunque, vi faccio vedere il sacchettone enorme dei prodotti finiti di luglio-agosto. Sì, luglio-agosto. Sì, ma tutti questi prodotti li ho già finiti nel mese di luglio e nel mese di agosto. Per cui vi faccio vedere quello che ho usato e se sono buoni o no. Però prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciarmi un like, un commentino qua sotto se avete provato questi prodotti che vi farò vedere e seguitemi su Instagram, che lì vi faccio vedere prima quello che compro e poi ovviamente su YouTube. Iniziamo perché sono tante cose. Allora, iniziamo da questo. Il sapone mani e viso, questo qui l'ho preso a Risparmio Casa, che è praticamente il negozio vicino nella mia casa nuova. Questi saponi mani e viso sono fantastici. Io li sto provando praticamente tutti, costano 99 centesimi, è di un litro, cioè questo è mango e papaya. Ed è anche tanto, perché è molto. Allora, poi lo puoi riutilizzare questo e mettere un altro, diciamo, sapone. Questo va bene sia per le mani e sia per la faccia. Però la maggior parte io lo uso per le mani. Ed è fatto così. Costa talmente poco che io ne ho presi tanti di questi da provare. E dato che mi sono trovata bene sia come l'odore, cioè sia l'odore che è buonissimo. E anche la delicatezza che lascio sulle mani. Per cui questo sarà il mio sapone per le mani preferito nella casa nuova. Io li sto provando tutti. Adesso mi sembra proprio preso quello alla fragola, se non mi sbaglio, però ve l'avevo fatto vedere in un vlog. Questo qua l'ho finito e è strabuono. Per cui ve lo consiglio, se avete risparmio a casa, andate a comprarlo perché è strabuono, sia l'odore che quello che lascia, diciamo, sulle mani. Poi ho finito il bagno schiuma latte al cocco della Mil Mil. Questo qua è buono all'inizio, sa di cocco, e dice mamma che buono, cioè poi quando sento l'odore è buonissimo. È strabuono, però quando lo mettete poi sul corpo che vi lavate non lascia l'odore. Diciamo che non è una bomba questo prodotto, però sì, costa poco, è anche tanto per cui ha voglia di consumarlo, però sì, diciamo che ogni tanto lo compro perché lo trovo in promozione, però dai, posso dire che lo posso promuovere. È ottimo. L'unica pecca è che appunto l'odore non si sente tanto sul corpo, perché sennò secondo me era proprio buono. Poi le mie Lines E, gli assorbenti che sono i miei preferiti, li ho provati. Ho tre scatole di questi. Vabbè, cosa c'è? Non c'è niente da dire. Questi qua sono i miei preferiti. Io uso solo questi. Per cui questi ve li straconsiglio se avete il ciclo, le mestruazioni pesanti, queste non si sente tanto l'odore, ma sono ottimi perché l'odore lo tiene l'assorbente dentro e profuma molto. Per cui queste costano 7 euro, ma conviene comprarle perché sono ottime. Per cui ve lo dico sempre, ormai ho preso la confezione, se non sbaglio, di 4 scatole, costa tanto. Poi se c'è la promozione che avete 4 scatole a 10 euro, prendetele perché ne vale la pena. Queste qui sono buone. Queste ovviamente sono diventate le mie preferite perché hanno anche si sente proprio l'odore e non e se avete anche il ciclo abbondante vi aiuta a tenerlo dentro perché assorbe bene e non vi sporca, per cui ve lo straconsiglio.
Poi ho provato queste della Tema, queste qua nere. Queste sono mini. Allora, queste sono bocciate. Uno perché è nero e quando hai il ciclo non, cioè, devi averlo proprio abbondante, ma secondo me anche se ce l'hai abbondante non è che si vede tanto, se ce l'hai o no, per cui non si capisce. Queste sono piccole, le ho provate, ma non mi piacciono. Queste sono proprio bocciate. Queste forse vanno bene per le persone più grandi della mia età, ma non mi piacciono. Proprio no, bocciate. Io ce le ho ancora un po', però non mi piacciono proprio. Vediamo se ce ne ho altre. No, quelle che ho ce le ho ancora lì. Quando le finisco. Perché ho preso sia quelle piccole che quelle grandi di quelle nere. Però in tutte e due non mi sto trovando bene perché non mi piace. Sia per la comodità sia per il colore che non vedi quando ce le hai. Poi, salviettine della Cien. Così così. Abbastanza. Può, sì, sono buone ma non lo so. Per me. Non, cioè, io ho già trovato un'altra confezione di salviette struccanti e mi sto veramente trovando bene. Con queste le ho prese per provarle, però è così così, diciamo. Per cui. Poi ho provato anche queste qua della Nivea, solo che queste sono troppo sottili. Sono, ah sì, ecco. Sono troppo sottili e poi si spezzano. Infatti, se vedete. Fanno il buco. Sono bocciate queste perché si spezzano, sono troppo sottili e non è che vi struccano come si deve, per cui queste qui alla Nivea professionali proprio bocciate, costano tanto, ma io non ve le consiglio. Invece queste qui all'oe sono ottime. Queste ve le straconsiglio perché sono buone. E sono delicate, struccano bene e queste qua non si spezzano, restano lì, hanno l'odore, cioè proprio, proprio buone, sia l'odore che il prodotto. Per cui ve le consiglio queste. Infatti potrei prendere o quelle che mi sono trovata bene o quelle che poi vi farò vedere che ho comprato ma non ve l'ho fatto vedere. Poi ho finito questo qua della Vette che non mi ricordo se vi ho fatto il video di questa crema, di come funziona oppure no. Comunque, se mai lo rifaccio di nuovo e vi faccio vedere come funziona sta crema qua per i peli, crema depilatoria. Questa è la mia preferita, per cui io compro solo questo qua della Vette. Questo qua rosa è la mia preferita ed è promosso, ve lo straconsiglio. Poi sto provando questi qua della Sephora. Allora, non ho provato uno, ne ho altri due. Diciamo che sì, funzionano perché voi le mettete sul naso, quando lo staccate dopo 10 minuti vi sul cerotto, adesso non so se sì, ce l'ho, vi fa vedere, questo è il cerotto, vi fa vedere praticamente, adesso non so se si vede, i puntini bianchi che avete qua sul naso ed è fatto così. È un po' scomodo, però è ottimo, cioè è carino, è buono. Poi, allora, se costa tanto non ne vale la pena. Se costa poco ve lo straconsiglio. Questi cerotti qua per il naso che tirano via i puntini che avete bianchi sul naso che voi non, ovviamente non lo vedete. Comunque, queste me l'hanno regalate la Sephora per il compleanno, però non sono male. Poi, allora, queste le devo ancora finire, però vabbè, vi faccio vedere lo stesso la scatola e vi dico cosa ne penso. Allora, ce n'è una, cioè che va bene per il mio colore, dovrebbe essere questa, non mi ricordo delle due, però ho fatto il vlog, ve l'ho fatto vedere. Allora, una è promossa e l'altra è bocciata, perché voi dovete vedere il colore. Se il colore va bene sulla vostra pelle, allora va bene, copre. Non dico tanto come c'è scritto qua, però copre, è buono. Però se dovete pagarlo 10 euro, sinceramente no, perché 10 euro
Se copre poco non ne vale la pena, per cui questo l'ho voluto provare, ma non ne vale la pena per 10 euro perché copre po proprio poco poco. Per coprire tanto dovete metterlo di più. Comunque, poi ve lo farò vedere in un vlog, ma direi che quello normale classico è promosso per il mio colore della pelle, allora va bene, ma l'altro no. Poi ho provato questo qua della Ultra Dolce della Garnier Shampoo Solido. Questi capelli normali. L'odore è strabuono. Quando lo mettete su non si sente. L'unica cosa che qua c'è scritto che equivale a due shampoo. Sì, dura tanto perché dura tanto, ma è scomodissimo. Per cui io questo è l'ultima volta che io lo ricompro perché è molto scomodo da utilizzare. Questo, se non avete un appoggio di una saponetta, è scomodissimo. Io lo mettevo dentro qua alla scatola, lo rifilavo qua dentro quando ovviamente non lo utilizzavo, ma è proprio scomodo, per cui per me è bocciato. È buono come prodotto, ma è scomodo da utilizzare perché poi quando finisce vi resta tipo me ne resta poco e voi poi fate fatica a metterlo sui capelli, per cui è proprio bocciato per me. Ne ho un altro che lo sto provando e vi farò sapere quante volte l'ho utilizzato, perché il primo non ho segnato quante volte l'ho utilizzato, invece l'altro lo sto, diciamo, segnando. Poi questo mascara qua, non mi ricordo di se è della Sephora, questo è promosso, mi sono trovata bene, è buono come mascara, lo scovolino è fatto così, non è male, mi sono trovata bene. E si chiama Fetish e Yes, qualcosa del genere. Comunque, questo qua mi sono trovata bene, solo che il numero non c'è scritto, comunque questo è promosso. Dovrebbe essere il mascara della Sephora. Poi vi faccio vedere il pennellino tutto rotto dopo che non l'ho utilizzato. Non l'ho più utilizzato, questo me l'aveva comprato una mia amica tanti anni fa. Direi che adesso è da buttare perché è facile da perché si chiudeva, mettevi il tappo e poi lo tiravi su, solo che si è rovinato, poi è diventato anche duro a tirarlo giù e alla fine lo butto, ne comprerò un altro perché direi che non è più da utilizzare. Poi vediamo gli ultimi prodotti, facciamo veloce. Allora, questo è il gloss che mi hanno comprato le mie amiche tanto tempo fa della Sephora. Scusate, ma c'è un po'. Solo che adesso c'era qua il ragnetto. È un po' appiccicoso perché dopo tanti anni, ovviamente, secondo me è da buttare perché l'ho provato sulle labbra, ma era troppo appiccicoso e poi ha c'è un odore un po' brutto. Per cui questo è da buttare, però è carino. Era carino perché c'era dentro il ragnetto come figura ed era molto bello, però peccato perché ovviamente dopo un po' si vanno, cioè le cose se non sono più da utilizzare ovviamente vanno buttati. Poi questo di sicuro lo conoscete, è il fondotinta cambia colore, preso su Amazon, costa se non sbaglio 10 euro. Allora, idrata molto la pelle ma non copre. Dopo tre volte che l'ho comprato ho detto sì, idrata la mia pelle perché è ottimo, però quando dovevo coprire le macchie e tutto il resto non me le copriva, per cui alla fine mi sono stufata e ho detto provo a trovare un altro fondotinta che mi copre bene, sia le occhiaie che tutto il resto. Alla fine questa è l'ultima volta che l'ho comprato e ovviamente questo è l'ultimo, per cui mi dispiace perché è buono, ma non copre come voglio io. Per cui se volete, diciamo,
Questo fondotinta che vi idrata la pelle è ottimo. Se volete un fondotinta coprente, ovviamente non è il caso di comprarlo perché non è, diciamo, buono come fondotinta. Comunque, passiamo a questo correttore della Nivea. Questo qua era il mio colore preferito perché si vedeva il colore. L'unica cosa è che non copre. L'ho provato, poi 10 euro, ho speso 10 euro per questo correttore, ma non ne vale la pena. Questo è Q10 Power. Non ne vale la pena spendere 10 euro per un correttore così, che poi alla fine non ti copre bene le occhiaie. Cioè, il colore andava bene, ma non copre bene, non copre come io voglio. Per cui questa è l'ultima volta. Ne ho presi due, uno chiaro e uno scuro. Questo qua era chiaro, che va bene per la mia pelle, l'altro invece è un po' scuro. E diciamo che non va bene, però sto cercando di finirlo perché 10 euro mi girano un po', buttare i soldi così. Per cui questa è l'ultima volta che spendo 10 euro così tanto per un correttore che, anzi, mi sembra che costava 13 euro, perché questo è lo 01 Light, invece l'altro è 02, però è bocciato perché non copre. Poi ho finito questo qua, che è un ombretto liquido. Questo è bellissimo. Sia come colore che come applicazione si applica bene. Tu in 2 secondi, se sei di fretta, questi qua sono ottimi perché tu lo metti così, se io, cioè, sei di fretta e questi vanno bene come ombretti. Questo l'ho preso da Monde Paris, qualcosa del genere. Non a Parigi, ma il negozio si chiama così, che lo trovate sia su internet, che adesso hanno fatto il negozio qua a Como. E se c'è ancora lo compro, perché con questo mi sono trovata bene. Questo l'ho trovato nel calendario, per cui se lo trovo lo compro, perché con quello veramente mi sono trovata bene. Poi è comodissimo quando devi fare le cose veloci, vuoi truccarti ma non hai tempo, e con quello basta metterti l'ombretto veloce e sei già truccata. Invece questo correttore della Lidl è bocciato, uno per il colore. L'ho finito, ma ho messo 3 kg. Uno per il colore perché è troppo scuro, e due per l'applicazione, che quando dovevi applicarlo era troppo, troppo duro da applicare. Facevo fatica sia a spargerlo in tutta la faccia che ovviamente applicare. Questo costa 2 euro ed è la Cyan Cover Makeup Stick. Per cui se lo dovete comprare, non compratelo perché nel mio caso fa. È bocciato, per cui non va bene. L'ultimo prodotto è questa matita della Rimmel London, che ha qui la, che già, che ovviamente è rotto, vabbè. Questo è quello che sfumavo, ma io non l'ho neanche usato, e qua dove giravi e usciva il prodotto della matita, dell'eyeliner. Questo mi sono trovata bene, e se non sbaglio è anche waterproof. Sì, matita occhi waterproof, andava bene per l'acqua. Io poi, quando lo trovo di nuovo, lo compro perché mi sono trovata bene con questa. Con questa matita eyeliner mi sono veramente trovata bene. Non ho usato questo pennellino qua, che è da sfumare, perché io quando metto l'eyeliner non lo sfumo, però direi che è ottimo. Questo qua ve la consiglio. Il numero è 26 NOR. Sto cellulare, non so perché non fa il focus. Vabbè, comunque ve l'ho detto se volete prenderlo. Allora, ok, prodotti finiti. Sto video è durato anche fin troppo. Fatemi sapere se anche voi avete provato questi prodotti, come vi siete trovati. Ovviamente, se avete altri prodotti da consigliarmi per provare. Ovviamente nuovi. Detto questo, spero che questa tipologia di video vi piace, ma ovviamente so che vi piace perché le visualizzazioni sono sempre tanti quando pubblico questo video dei prodotti finiti, per cui vuol dire che vi piace molto questo video. E niente, cioè, prima che parlo troppo, è meglio che chiudo qua. E noi ci vediamo al prossimo video, che è meglio.
Ciao!